sui crediti, sicuramente adesso faremo sforzo anche magari di rappresentazione di quelli che possono essere le domande, quello che viene scritto, però ecco, lei tenga presente che in termini di importi complessivi erogati dal nostro gruppo è chiaro che ci sono crediti che domande di credito che non trovano accoglimento, questo è evidente ed è chiaro, però si ragiona sulla dimensione di 27 miliardi di euro concessi l'anno scorso, 27 miliardi sono una cifra enorme, sono dati a centinaia di migliaia di clienti, quindi è indubbio che per criteri di selezione del credito, o magari ci può succedere anche in qualche caso di fare degli errori, perché può succedere di commettere degli errori, però la dimensione del credito che noi eroghiamo è talmente importante che io sono convinto che il nostro gruppo fa uno sforzo veramente significativo per essere vicino alle famiglie e alle imprese, e la gran parte di questi crediti sono erogati a piccole e medie imprese e a famiglie. E gli 8 miliardi che abbiamo erogato nei primi 3 mesi di quest'anno, di crediti a medio e lungo termine, sono per oltre i 2/3 erogati a piccole e medie imprese e famiglie, quindi sono cifre Basta questo dato, significative. Per quanto riguarda il nominativo che citava, noi non diamo esposizioni su singoli clienti, però la rassicuro che la nostra posizione è assolutamente marginale su questo grazie. Grazie. Allora, dichiaro chiusa la discussione. Passiamo a...